Benvenuti a tutti ragazzuoli, sto registrando subito il video che avete appena visto. Allora, siamo respawnati, perché siamo morti, quindi ragazzi recuperatevi assolutamente il video precedente. E dovremmo essere più o meno nello stesso punto della quale siamo morti prima, no? Ok, sì, dove siamo spawnati, eccoci qua. Allora, facciamo molto piano, raga, perché siamo spawnati vicino a questo outpost, come potete ben vedere, ok? Però la cosa bella è che qui dentro ci sta tipo la lei, ok, questo outpost che ho trovato ci sta la lei, poi ci sta anche non l'ho buttata roba, vabbè, ecco, vedete, ci sta già i tizi con la roba puntata, vedete, però è molto bello perché ci stanno due a lei, ma ci sta anche l'Iron Golem, che se dovessimo liberare sarebbe molto bello. Ecco, vedete, mi stanno già puntando, raga, manco il tempo di spawnare, già mi hanno puntato, vedete. Quindi quello che dobbiamo fare noi adesso è questo qui. Posso riprendermi la mia crafting, per favore? Ok, raga, mettiamoci qua dietro. Dobbiamo essere più o meno al sicuro. Ok, riprendiamoci la crafting, grazie. Ok, ora. Non laggare, per favore. Vabbè, sì, dai, prendiamo pure le cose brutte. Mamma mia. Allora, fermi così. Iron Golem, ti devo liberare a te. Da, 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 da. E no, non ce la faccio. Mi sarebbe servita un'ascia, raga. Non ce la faccio. Ok, allora sapete che vi dico, torniamo. Torniamo. No, torniamo alla nostra casetta in costruzione, raga, molto brutta, ma torniamoci, ok? Allora, facciamo un doppio saltino. Ok, perfetto. Siamo di nuovo qui. Ora. Vedete, qua sotto è esploso un bellissimo creeper che mi ha rotto tutto. Però quelli sono dettagli, raga. Ah, meno male che avevo messo la keep inventory, così non abbiamo perso nulla. Ok, rimettiamo la roba che c'era qui sotto. Perfetto. Allora, vi stavo dicendo nel video precedente, praticamente dobbiamo ancora finire di strutturare questa casa. Ok, allora, però noi siamo a corto di cibo. Questa cosa non mi piace. Ok, queste patate o sono biscotti? Cosa sono? Queste patate non saziano abbastanza per farmi rigenerare. Poi io mi butto dai burroni e quindi niente, prendo pure danno. Allora, qua sotto sono successe robe varie, ma non è quello che ci interessa a noi. Adesso torniamo qua sopra. Ok, ora deve essere, raga, una casetta molto easy, giusto che ci protegga un attimino per la notte e poi magari, raga, ne faremo una migliore. Però per il momento devo dire che questa qui va più che bene, fidatevi, rispetto a altre che ho fatto, va, fidatevi proprio che è meglio di molte. Allora, cosa faremo in questo video? Intanto finiamo di costruire questa casa molto bella. Poi abbiamo solamente un pezzo di lana, questa cosa non va bene, quindi andiamo alla ricerca di altre due pecore dello stesso colore, potenzialmente bianco, perché se no siamo fregati, non abbiamo un punto di rigenerazione, non sappiamo dove dormire. Poi tentiamo di liberare l'Iron Golem, che magari poi ci dà pure una mano. Raga, mi sono perso qualcosa. Oddio, no, 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 dai, basta, per favore, vi prego, basta, dai. Ti prego, lasciami stare. Attendi che arriva giorno, dai. Attendi che arriva giorno. Dai, forza, su. Dai, che tra poco ti bruci. Pum, pum, pum. Perché non muori? Muori. Muori. Muori, c'è pure uno scheletro, inizia ad urlare, eh. Muori. Muori, ti prego. Non è che appunni sia proprio. Oh, ok, è morto, alleluia. Mamma mia, raga, me la sono rischiata un botto. Allora, quindi, poi se riuscissimo anche a liberare l'Iron Golem, tanta roba. Però è sempre tutto da vedere, ragazzi, cioè non è che possiamo fare robe varie. Allora, per il momento la casetta brutta è questa qui. Vediamo un po' come è venuto, dai. Ma neanche tanto male. Non è molto simmetrica, ma quelli sono dettagli. Questa qua la togliamo perché non mi piace. E basta, però, mamma mia, brucia, brucia, brucia. Vabbè, raga, io non faccio in tempo a dire mezza cosa che muoio. Ci stanno tutti i pillager là. Allora, calmi. Posso farmi cortesemente un'ascia? Facciamoci un'ascia, tentiamo di liberare l'Iron Golem, dai, raga. Magari ci riusciamo. Ascetta. For noi, in italiano. Non voglio liberare gli allei perché ho paura che si ammazzino. Cioè, li ammazzano. Ho paura di questo, capite? Ok, allora. Lì c'è il capo, raga, lì c'è il capo. Ui! Oh mamma mia, raga, l'ho rischiata qui, eh. Allora, salto uno. Ora. Dobbiamo liberare sto ragazzone. Dai, dai, dai. Forza, forza, forza.
Dai, bro. Dai, bro. Dai, bro. No, 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 no. Fra, aspetta un attimo, dai. Mamma mia. Ammazzati. Fra, aiutami, dai. Ti prego. Aiutami. Vai. Eri libero. Dai, raga, ci siamo quasi. L'abbiamo quasi liberato, dai. Allora, dov'è, dov'è, dov'è? Dov'è questo outpost? Fermi tutti. Sempre a destra, Joel, cioè. Non è che può cambiare le posizioni da un momento all'altro. Ok. Torniamo di nuovo là. Mancava una cosa sola per liberarlo, raga, eh. Facciamo molta tensione. Ok, ora. Fermi, 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 fermi. Vai, vai, Iron Golem, grandissimo, troppo forte. Vai, ammazziamolo insieme. Vai, Iron Golem, sei libero, su. Dai, ammazzali. Bravo, grandissimo. Ok, vai. Grande Iron Golem. Ok, raga. Ora, liberiamogli a lei. Tieni, tieni, tieni. Dai, tieni, ok. Vieni, bro. Ok, grazie. Vai, bro, dai, prendili. Prendi questi, grande. Ridammeli, bro. Bro, qua. Grazie. Ok. Prendi. Ok, raga, magari ce la facciamo, eh. Prendi questo, bro. Fra, valla a prendere. Ok, vai, riportamelo. L'altro a lei vagherà da solo, raga. Fra, di qua. Ok, grande. Ok, dai, raga, che ci siamo. Vai. Vai, Peppino, su. Valla a prendere, dai. Peppino. Me lo porti? Grande. Ok, ora vai a prendere quello. Vacci, dai, bravo. Ora vai a prendere quello là. Era sbagliato, raga. Vabbè. Grazie, ridammeli, please. Ok. Raga, Peppino è velocissimo, cioè. Vai, prendi quello, bro. Ok, grazie, Peppino. Dammeli, ridammeli, ridammeli. No, no, non possiamo perdere Peppino, eh. Ok, grazie, Peppino. Ma lui mi segue se cammino? Mi sa di sì, eh. Ok, vai, buttiamogli un altro blocco. Perfetto. Raga, le feste ce le abbiamo, eh. Ok, grazie, bro. Ora, fence parte 1, raga. Ok. Dove è andato Peppino? Peppino, fine ha fatto Peppino, raga, l'ho perso. Ok, eccolo, sta qua. Ok, ora, vai. No, sbagliato, raga, ho sbagliato tutto. Raga, Peppino è mio questo, ok? Allora, vai. No, raga, non va bene così. Devo farla più grande, più grossa. Dai, non voglio perdere Peppino. Peppino è troppo bello. Per il momento che la facciamo un attimino così, eh? Molto provvisoria. Povero Peppino, è intrappolato di nuovo. Ok, Peppino, valla a prendere. Peppino, Peppino. Che l'ha fatto Peppino? È morto Peppino? No, eh? Ah, eccolo. Peppino, di qua. Vai, di là. Sono qua, bro. Sto Peppino buggato. Ok, vai a prendere quelli. Sono guardati, sono belli. Grande. No, Peppino, cosa mi combini? Peppino, allora aspetta. Scaviamogli un altro blocco. Ok, è chiuso, raga, non può uscire. Non può uscire. Ok, perfetto. Vai. Ok. Dobbiamo tentare di costruirgli una cosa in modo tale che possiamo vederlo. Ok, raga, mamma mia. Ok, raga, Peppino è tra noi. Peppino è tra noi. Peppino è tra noi. Festeggiamo la nascita di Peppino. Che in teoria finché c'hai i blocchi lì dovrebbe stare tranquillo. Ora, io gli metto pure vicino ai blocchi, così lui dovrebbe in teoria andarci vicino, no? Se tipo muoio li butto tutti qua, dovrebbe vederli andarci là vicino, no? Peppino, li vedi, no? Oh, vabbè, allora, fermi, raga, sono troppo eccitato, abbiamo iniziato benissimo questo episodio. La Rongola, raga, purtroppo è rimasto lì, e l'altro, lei è morto, credo, morirà malissimo. Vabbè, non ce ne frega niente, raga, noi abbiamo Peppino, quindi, visto che abbiamo Peppino, raga, non abbiamo problemi. Ok, adesso Peppino è il nostro amico. Ok, altri blocchetti fatti. Facciamoci subito delle fence. Mamma mia, raga, quanto sono eccitato. Sono eccitatissimo, fa anche caldissimo. Quanti minuti di registrazione siamo? 9. Ok, in 9 minuti non abbiamo fatto nulla di quello che volevo fare, abbiamo preso solo lei. Va benissimo, raga, va bene. Già che abbiamo preso Peppino è overpower. Ok. Cerchiamo di fargliene molte di più, magari raga gliela allarghiamo bene. Ok, perfetto. Facciamo
Altre 6 dovremmo riuscire a farne. Perfetto! Preso! L'abbiamo preso, l'abbiamo preso, l'abbiamo preso, l'abbiamo preso. Ok, adesso. Cosa stiamo vedendo lì? Posso dissociarmi? Non lo so, raga, ho visto qualcosa esplodere malissimo. Ok, vai! Ok, raga, Peppino non deve uscire, eh. Peppino, non uscire, fai bravo. Pum! Ok. Ora facciamo di qua. Pum! Raga, come la stiamo rischiando, eh? La stiamo altamente rischiando. Non dimmi che da qui può uscire perché inizia a sclerare malissimo. Invece si poteva uscirci. Oh mio Dio. No, ho sbagliato, raga, ho sbagliato. Ok, allora. Dobbiamo farlo con questa mano qui perché sennò, raga, è un casino. Mamma mia. La stiamo rischiando qui con Peppino, eh? Peppino, tieni. Non so se ci passano attraverso, però te li do, va bene? So che ti piacciono tanto i blocchi di terra, te. Ok, cioè in realtà non è che ti piacciono tutto da Dio e quindi mo li prendi tutti. Ok, ora mettiamolo anche qua sopra, che io non mi fido tanto di Peppino, sinceramente, vi posso dire la mia. Non mi fido un granché di questo Peppino numero uno. Che spero sia il mio unico allei, perché a meno che non mi muore o non mi scappa malissimo. Vorrei che fosse il mio unico allei, va bene? Ok, ora. Mettiamo anche qui. Non credo ci bastino le fence, eh. Dobbiamo essere. Io volevo essere veloce, ma. A quanto pare Peppino ci trova bene lì dentro, no? Ha deciso che non vuole uscire, vero Peppino? Tanto è bello, tanto è carino. Ci sta bene lui secondo me là sotto, eh? Da qui in teoria non può uscire. È in teoria che mi spaventa. Ah, in teoria finché c'è la scala sopra. Sempre in teoria. Non è nulla di detto, raga. Non può uscire. Speriamo che sia così. Allora, mi sa che non mi basta la legna. No. Altra legna, please, dai. Mamma mia, ragazzi, l'eccitazione è altissima perché non ho mai avuto una lei in vanilla. Quindi, il mio primo lei in vanilla. Ora io lo chiamo Peppino, ragazzi, scrivete anche il nome di questo nei commenti, ok? Allora. No, stavo scherzando. Andiamo di qua. Ok, ora. Facciamo anche di qua. Facciamo le altre 6, dovrebbero bastare. Perfetto. Ora, torniamo qua sopra da Peppino. Ora qui, raga, dobbiamo seriamente essere veloci, eh. Allora. Ok, l'abbiamo chiuso, raga, l'abbiamo chiuso, l'abbiamo chiuso. Ora non può proprio più uscire. È totalmente chiuso, raga. Totalmente chiuso, non può più uscire. Togliamo anche questi blocchi da qua. Così. Poverino, però, solamente un blocco. Questo un po' mi dispiace. Magari cerco di allargarglielo un po'. Ci vediamo tra pochissimo, raga. Così non faccio durare troppo il video. Allora, aggiornamento piccolino. Allora, lì abbiamo Peppino. Ho sostituito qualche pezzo di legno della casa con questo. Ah, ho ancora 3 pezzi. Magari riesco a chiudere. Comunque, è notte di nuovo. Quindi, è la nostra seconda notte. Qua non mi basta purtroppo. In questo mondo. Siamo al completo buio, senza cibo. Parte, no, l'ho mangiato? Sì, l'ho mangiato. Il pane che ho appena mangiato e questa carne marcia. Che speriamo non ci dia l'effetto. E naturalmente l'ultima mi dà l'effetto. Va bene. Peppino è lì fuori. È prontissimo. È proprio pronto. È pronto pronto. Lui rimarrà per sempre lì fuori. Per il momento si chiama Peppino, ragazzi. Date il nome anche a lui. Oltre che al mio mondo. Ok? Vabbè, ragazzi, noi ci vediamo appena sarà giorno. Ed eccoci qui, come per magia, è di nuovo giorno. E allora, facciamo piccolissime, piccolissime cose. Intanto, vabbè, ho messo sta porta. Ciao Peppino, sì, questo pezzo di vetro non c'entra nulla. Quindi ti rimetto la fence, va bene? Va bene comunque, no? Ho provato ad allargarglielo, ma appena ho aperto un pezzo è uscito. Quindi meglio lasciarlo così, fidatevi. Allora, per il momento questa qui è la casa. Molto brutta. Devo dire la verità, è molto brutta. Mi aspettavo che riuscissi a fare di meglio. Invece no. Ma vabbè, per il momento questa ce la teniamo. Quindi, facciamo una piccolissima cosa. Senza che vada a prendere altra legna. Rompiamo un attimino qui. Ok, rompiamo anche qua. Perfetto. Allora, sapete che facciamo? Perché di qua. Allora, c'è comunque, però di qua. Ok, pensavo che ho fatto di un blocco di troppo di qua. Vabbè, non me ne frega nulla.
Facciamo una piccolissima cosa, ovvero andiamo a riempire qua sopra, no, comunque devo prendere l'altra legna. Ok, va bene. Vai. Rompiamo anche qui. Perfetto. Riprendiamoci tutta quanta la legna che ci serve. Perfetto. Ora, oh, non so dove stavo andando. Allora, piccola cosa, in teoria, io ragazzi, in questo momento non leggerò, se mai mi scrivete e se mai vedrete questi video, non saprò, tipo i commenti che avete scritto, per quale motivo, perché, io sto registrando questi video uno dopo l'altro. Poi io li programmo, tipo che ne so, per farli uscire alle 16:30, ok, per dire, non ho detto un orario a caso, a parte quello di prima, e mi sa che neanche questo, no, questo mi sa che uscirà domani alle 16:30, ed è, oggi è il 18/08, ragazzi, il momento in cui sto registrando questo video, ma comunque non è questo quello che volevo dirvi, cioè in realtà sì, che i video quindi usciranno alle 16:30 ogni giorno. Se ci riesco sul mio canale YouTube. Perché ci sta sto coso qui? Ah, ok. Va bene, lo chiudiamo così allora. Ok, guardate quanto è bello. Vabbè, vi devo dire, non è venuta proprio così male. Allora, ragazzi, questo video direi proprio che si può concludere qui. Spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!